Benvenuti a Busan. Malgancheon Village, una zona che è stata riqualificata, piena di casette colorate, robe un po' artistoide, quei posti un po'... Un posto pazzesco. È incredibile quanto non senso abbia questa città e quanto questa cosa la renda affascinante. Chissà cosa sono queste palline, non lo sapremo mai. Virginia, che è sempre più avanti, mi ha spiegato che queste palline praticamente dicono la tua sorte. Quindi io queste cose non le faccio mai. Praticamente se cerchi qualunque tipologia di stronzata, qui la trovi alla grande. Queste sono tutte boy band, o band in generale del K-pop, famosissimi in Corea. Io ho preso il hot spicy beef, siamo in un localino ovvio, il McDonald's locale però versione orientale. Virginia invece ha preso il tofu. Seconda macchinetta coreana. Questa è molto più bella, anche se consuma una quantità di benzina indescrivibile. Si chiama Casper, la fa la Hyundai, vieni crossover. Dopo una strada un po' folle, eccoci di nuovo in mezzo alla natura, eccoci di nuovo a un tempio. Che tempio è? Buddista, taoista? Buddista, non lo so, probabilmente buddista, perché non credo ci sia il taoismo in Corea, o se c'è non è una delle religioni prevalenti, che io sappia. In pratica siamo sulla punta di una collina di fianco a Busan, infatti si vede tutto lo skyline di Busan che io lo trovo magnifico, però è questione di gusti. Ed è un tempietto non molto grande, ma gli altari sono scavati nella roccia, quindi è una cosa molto interessante. Questo è uno spettacolo incredibile, e ne ho già visti di templi, eh. È un posto non molto frequentato dal turismo di massa, è una vera perla che vi consiglia Travel Guru. Parlavamo nei video precedenti di questa brutta cosa che da noi in occidente la svastica ormai ha una valenza molto negativa, mentre qui in Oriente ha una valenza religiosa. Vi avevo promesso che avrei indagato, ho indagato, è l'unione fra la mente e l'anima, quindi sulla parte più corporea che si vive sulla terra e l'anima che è la parte più elevata. Ed è un simbolo che ho usato praticamente ovunque in Asia, cioè uno psicopatico decide di usare nelle proprie bandiere un simbolo bellissimo, devasta mezzo il mondo, fa milioni di morti e adesso noi in Europa gli diamo una valenza negativa. Ad esempio, se io, in quanto buddista, volessi farmi tatuare da qualche parte una svastica, non potrei perché sarei marchiato come nazista, invece che come buddista. Sono anche una serie di percorsi di trekking che vengono in questa zona, molto belli e molto impervi. Adesso un attimo di silenzio per sentire i rumori della natura. 3. E adesso, Virgi, dove che andiamo? Al tempio Beomeosa. Di tempio in tempio. Eccoci arrivati al tempio Beomeosa. Beomeosa. Non sappiamo la pronuncia. Quindi d'ora in poi vi facciamo vedere la scritta e se siete così fighetti la ce la dite voi. Quelli che vedete vestiti così sono i pellegrini che si fermano a dormire al tempio, cosa che faremo anche noi nei prossimi giorni. E come promesso, per ogni puntata della Corea vi consigliamo un K-drama. Stavolta vi parliamo di Mystic Pop-up Bar, che è veramente bello, un po' strambo. Sì, le prime puntate sono difficili, quasi noiose, ma poi bellissimo. Eccoci in giro per Busan, belli, puliti, ristorati da una buona doccia. In cerca di cibo.
se venite in Corea ricordatevi che l'ora più tarda in cui si mangia sono le 7. Qualcosa è aperto fino alle 9, ma l'ultimo ordine alle 8. Quindi c'è veramente la situazione da casa di riposo. Colazione sempre tardi, eh. I bar, i caffè aprono tutti tardi, perché loro al caffè non ci vanno per colazione. Loro sono abituati a fare colazione a casa, è difficile trovare un posto per fare colazione in giro. O andate nelle catene tipo Starbucks, fare i baguette, che pare che qui la bella grande. Angelina apre anche tardi, se l'avete visto nei drama, apre tardi. A proposito di drama, la trama di Mystic Pop Up Bar è stupenda. È una tizia che gestisce nella vita moderna un pop up bar, che è uno di quei bar improvvisati che ci sono per le strade della Corea, e che ha tutto un vissuto di altre vite precedenti, per cui deve spiegare la sua colpa. Guardate, ma quanto cazzo mi piacciono le metropolitane orientali. È un mondo nascosto sottoterra, mi piace tantissimo. Questa sera pesce per me, pesce per Vigia, non perdiamo tempo perché abbiamo tipo 5 minuti per mangiare e poi chiude il locale, attenzione. Mangiare abbiamo mangiato con rapidità allucinante, 8:30 precise, avevamo finito. Ora come siamo venuti. Come siamo sulla spiaggia di Gangalli, un nome così, che di sera è un posto dove si fa il bagno fino alle 6, non dopo. E dove di sera c'è il ponte. La nostra prima serata a Busan è la prima serata sul continente, perché prima eravamo sempre in Corea del Sud, ma su un'isola. Finisce qui, ci vediamo domani mattina, ciao! Buona mattina nella semi piovosa Busan. Sono le 8, è tutto chiuso, non c'è un sì. posto dove fare colazione. Pensavamo ci fosse una cartina che si chiama Paris Baguette, dove sembrava si potesse fare colazione. La catena c'è. C'è catena, c'è. Ma a parte vendere le stesse cose del combini, ma poi non ti dà, se vuoi un tè caldo, un caffè caldo, non puoi. Però solo poi, bevande fredde. Solo bevande ghiacciate. E guarda lì cosa c'era, un bel caffè vicino a casa. E qui c'era un caffè vicino a casa. Eccoci dopo un bellissimo e interessante percorso sul mega ponte figo che abbiamo ripreso ieri sera. Un'afa terribile, siamo arrivati a un tempio molto famoso che è il... Eongde Yungunza Temple. Ci siamo uniti per finta a una comitiva locale per... così, godere della spiegazione in coreano. Ragazzi, se lo dicono da soli, eh. Questo tempio mi sembra di un commerciale, sarebbe probabilmente bellissimo se non fosse diventato praticamente un parco dei divertimenti. Sì, si perde un po' l'atmosfera. Quindi consigliamo di vederlo, però... Venite, apre prestissimo, ah. Non so se apre alle 6 all'alba, non mi ricordo. Venite molto presto, sì. Secondo me. Evitate i pullman della speranza, assolutamente. Tra l'altro è verso est, quindi probabilmente vedete anche l'alba. Una delle attrazioni turistiche qui è dipingere una delle tegole che poi saranno poi messe sul tetto quando sarà il caso di fare dei lavori. È spirituale, non è turistica, dai. E come no. Se riesco a centrare uno dei due recipienti avrò grande fortuna, ci provo. Vai Leo. Che baraonda di gente pazzesca. Venite la mattina presto oppure anche in settimana, perché oggi è sabato, quindi può darsi anche che sia colpa di questo. Potrebbe essere molto bello, ma per noi in questo momento è molto spiacevole, quindi ce ne andiamo a vedere una cosa molto particolare. Tutto un percorso con un trenino, un beach train sulla spiaggia. Il percorso si snoda lungo questa ferrovia dove passa un treno storico. Un beach train non è storico, l'hanno ricreato storico, diciamo. Perché? Però insomma una roba che hanno fatto dai turisti, ovviamente. Abbiamo visto il treno. Con immensa tristezza posso dirvi che il trenino ferma in questo punto panoramico. Vedi, io li avevo giudicati male, loro volevano darci delle pattine gratuite per non scivolare nel percorso. Ma guarda come sono bello con le mie babucce. Allora, abbiamo scoperto che le babucce sono più scivolose delle scarpe, quindi in verità loro lo fanno affinché tu possa scivolare. A destra è brutto, a sinistra è
molto brutto. Ah, però ci sono i vetri che tu ci cammini sopra e ti viene il panico. Come cantavano quelli della Jalapas, questa è proprio una una grande cazza. Però impagabili i coreani con le babbucce. Ah, la parte migliore del percorso. Limonata e tè fredda. Qui hai preso un caffè. Possiamo votarla come la passeggiata più inutile dell'anno. I blog servono anche a dirvi cosa non fare. Gente che soffre per voi, a disagio per voi, per evitarlo a voi quando poi dovrete farlo. Non venite. Abbiamo fatto un brunch all'occidentale in un localino davvero carissimo. Carinissimo, non carissimo. Qui ci sono tantissimi caffè che soprattutto di sera aprono, ma anche di giorno ci sono, ognuno con un'atmosfera diversa, probabilmente il luogo di aggregazione dove comunque ci si va a divertire qui a Busan. Ha cominciato a piovere, tempo de merda, e adesso noi però ci dirigiamo al tempio buddista. Ciao!